È una grande storia la sua. Lui si chiama Sher Yang Sher. Ciao! L'ho pronunciato bene? Ciao, benissimo, ma Yang va bene. Yang va bene, sì. Meno male. Allora, Yang! Accomodati, Yang. Meno male che ti posso chiamare Yang, perché non era facilissimo. Ce la posso fare, però. She, Yang, She. Sì. Ho detto bene? Ma. Sì. Allora, tu sei italiano, ma anche cinese. Sì. Vieni dal nord della Cina, vivi tra Milano e Prato. Sì, sei un artista, un attore, un traduttore, hai fatto televisione con Le Iene, molti altri lavori. Io ho ricordato... Saluto a casa anche concorrenti, ma sono... Certo, ho ricordato i tuoi primi lavori. Ricordi quando sei arrivato in Italia? No, non so se mi devi ringraziare, cosa che facevi? Il primissimo lavoro, il lavapiatti. Sì. Primo, sì, primo che racconto anche nello spettacolo, nella seconda parte, e io a 12 anni che... Allora aspetta, c'è uno spettacolo teatrale scritto, sì, interpretato da te. Io sono l'uomo senza premesse, quindi falle tu. Le faccio io. Bello l'uomo senza premesse. Ah no, aspetta, prima mi dici come fa la capra cinese? Allora, così approfitto per fare gli auguri a tutti, ai cinesi italiani. I cinesi, le capre, fanno... Gli italiani fanno beh, allora per dire buon anno io dico beh, buon anno a tutti. Yang Yantasi, anche a te e a te. Grazie, buon anno anche a te. C'è anche tuo padre stasera. Sì, dov'è? Salutiamo. Come va? Eccolo, buonasera signor Yang. Buonasera, grazie. Che si chiama Shi Tiemin, popolo di ferro. Se non si vede. Senti, ed è stato il papà a decidere di venire in Italia o la mamma? Tutta o insieme? Colpa sua. Lui l'ha deciso. Nell'82 venne qua come ingegnere, adesso piange, e vede in Italia che stava bene. Io avevo 3 anni, non sapevo neanche dove fosse l'Italia, quando a 11 anni mi hanno detto che da oggi a domani si va in Italia, Milan. E siamo arrivati, io e mia madre, da Francoforte, da Pechino a Francoforte, volo, aereo, tutto a posto. Con visto tutto, da Francoforte a Milano da clandestini. E quando siamo in treno con il nostro traghettatore con i passaporti da giapponese. Arrivato a Milano? A Milano, stazione centrale, e che mi dissero che è stato costruito con soldi che voi occidentali, Yanguis si dice, diavoli occidentali, rubando soldi alla Cina avete fatto nella guerra dei boxer, qualcosa del genere mi raccontarono. Poi ho scoperto che sei fascista, quindi... È vero? Beh, sì. Tu che ricordi hai della tua infanzia cinese? Cinese è bellissimo. Bello, bello, bello. Se pensi a un'immagine di te bambino in Cina, cosa ti viene in mente? Fai piangere! È bello perché quando il Capodanno in Cina c'era mia nonna, che era viva ancora, è uno spettacolo, parlo di sua mamma, di suo papà e di suo figlio, noi ci riunivamo a fare... i ravioli, tutti insieme. Io avevo compito di schiacciare le cose rotonde, le rondelle. Io schiacciavo la mia cugina... No, mia cugina metteva un po' di farina. Mia nonna preparava l'impasto. Mia mamma era quella che metteva il ripieno. E poi io mangiavo, facevo la gara dei ravioli con mia cugina, chi mangiava di più. E anche d'inverno, che c'era tanta neve, non c'era l'effetto serra, non faceva freddo, mia città è Jinan, Shandong, tornavamo a casa, io, mia mamma, papà, ho molta nostalgia della Cina, però cadevo per terra, continuamente in bicicletta, ero pieno di lividi, ma ero felicissimo, perché era il pranzo di Natale, come dire, era il Capodanno cinese. Torniamo quando arrivi in Italia, okay. Primo impatto con Milano. Primo impatto in Milano, bello, le tappalele. Finestre a 100 foglie, beh, io e Chuan non l'ho mai viste, queste cose che si diventano tutto buio, anche se è mezzogiorno, e infatti anche che io e mia madre dormivamo in questa cucina, nella famiglia di quelli che ci ospitavano. Quindi siete andati ospiti di amici? Siamo caduti dal cielo dentro un buco, dice mia mamma, da un buco, dicono a Prato, però sì, amici, che ci hanno messo in cucina tetto a tetto a dormire a fianco alla lavatrice e frigorifero, e non dormivamo, e scrivevamo questa lettera che racconto nello spettacolo, invece tutto bello,
Cara zia, stiamo bene in Italia. Beh, ti hanno mandato subito a scuola. Quello è stato bello. Com'è stato l'impatto con la scuola? Bello. Beh, non capivi niente. Non capivo niente, cantavo. Perché non capivo niente, quindi mi portavano in giro a cantare le cose. Il primo giorno, in realtà, prima di cantare, la maestra Laura mi ha portato a disegnare, mi ha disegnato una casetta, un foglio bianco. Ha scritto casa, e io, vabbè. E poi scuola, e poi mi accompagna a conoscere la scuola con due bambini, si chiamano Malco e Malco. E dico, ma com'è, voi occidentali, avete già il naso alto e gli occhi grossi, vi chiamate anche Malco e Malco, tutti uguali, l'ho fatto apposta per confondermi. non capivo. Quindi, noi diciamo che gli orientali sono tutti uguali. Per me uguale. È la stessa cosa, noi siamo tutti uguali. E però lei mi portava ad esibirmi nelle classi. E si chiamavano tutte e due Marco. Malco e Malco, uno Malco alto e Malco piccolo. Aspetta, per Marco. Fortuna. Marco. Ma Marco. Allora non sapevo dire la R. Come hai imparato a dire la R? È il manuale per imparare la R, c'è capito nello spettacolo. Mio padre, che è dall'82 che ha conosciuto l'Italia, poi nel 94 qua, mi arriva in aiuto dalla Cina e mi dice metodo garantito per imparare la R è il metodo dell'asino. Allora prendi l'asino, ti siedi sull'asino e dici tiatr, 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 che è tipico modo contadino cinese di mandare avanti l'asino. Giusto? E ci plovo, tiatr, tiatr, e non succede niente. Per fortuna nella losticceria in cui lavorava mia mamma, la figlia di quel proprietario mi insegnava il metodo per imparare la R. E l'hai imparata bene. Sì, 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 mi diceva proprio il metodo garantito è il metodo dei gargarismi. E io 3 mesi a fare mattina e sera e alla fine ho chiamato mio padre e dico papà, papà. Hai cominciato a lavorare a 12 anni fingendo di averne 16. Cosa facevi? Il lavapiatti allora? Lavapiatti. Come ti trovavi? Come ti trovavi tu a 12 anni a lavare i piatti al massimo domenica con la mamma? Non lo so la tua storia, però è stato no, io shock. Non lavavo i piatti a 12 anni, no. Ok. A 19 ho neanche cominciato a lavorare, ma non a 12. No, a casa sì. A casa sì. Io con mia mamma, che era medico, figlia di direttore d'ospedale, eccetera, l'Italia è stato un incubo per noi, scoprire l'impossibilità, la sopravvivenza. Quindi tuo padre era ingegnere, tua madre era medico, arrivati in Italia, mia madre ha dovuto fare la pulizia e mio padre ha dovuto fare bucomprà perché era difficile sopravvivere, la mentalità italiana per loro era difficile, l'età in cui sono arrivati era difficile, però nello spettacolo io racconto tutto felicemente, più o meno felicemente, c'è anche il tragicomico come gusto e io lì a Ciro Marina, dove sono finito, dopo tutto il viaggio da Milano fino a Crotone, poi da Crotone con la... E là nel legionale, più lungo arrivare dalla Cina che l'Italia praticamente, e io lavo i piatti e mi ritirano il passaporto anche, perché... non dovevo dire che avevo 12 anni, ma questo lo so dopo 3 mesi che abbiamo concluso. Ma eri già così alto? No, avevo, credo, 1,72 m, già 12 ma anni dal posto alto. Dove vieni tu sono tutti così alti? Noi siamo scendonesi, alti, grossi e buoni amici. In Italia si dice alto, grosso e ciula. Ho fatto anche i massaggi in spiaggia, in Romagna. Questo è grazie a mio padre. All'inizio mi vergognavo tantissimo. Mio padre è commosso, ma io pur di, devo solo che ridere per non piangere, perché all'inizio mi vergognavo. Fare sulla spiaggia, vendere, all'inizio vendi qualcosa, è ok. Però poi scopri che gli italiani non sanno curare i dolori. Noi sì. E con i massaggi dei corno e bufala, cioè hanno fatto un film, qua c'è Raschiamento del Sangue Morto. O Tuina, che mio padre sa fare, ma è suo lavoro di maestro di massaggi, che lui non lo voleva fare perché era un ingegnere. E lui riesce a fare la fila. Ci sono le foto, quelle che ho trovato eccomi stamattina. Sono io quello. Era il mio teatrino, era bello per me, perché la gente si fidava di noi, non eravamo ciarlatani. La gente cambiava luogo di vacanze nei 7 anni per inseguirci. Noi a nostra volta inseguiti dai vigili. Per 7 anni. E il paradosso è che mentre guadagnavamo palate di soldi, i cinesi altri ci facevano la concorrenza sleale, massaggi a 20 anziché 40, e io facevo invece pubblicità e noi pagavamo, abbiamo pagato in quegli anni 24 milioni di tasse, che in uno spettacolo non l'ho mai detto, ma lo cambierò. Cioè, da una parte cercavamo di sopravvivere veramente in Italia, papà aveva bisogno di avere un benedetto permesso di soggiorno come raggiungimento familiare, mentre io e mia mamma ce l'avevamo già. E d'altra parte però guardavamo nero, quindi per me lo squilibrio è cominciato da allora.
essere in questo sistema. C'è un momento nel tuo spettacolo molto forte in cui tu, allora forse lavavi ancora i piatti a quei tempi, c'è una scena in cui tu ti siedi su un sacco di immondizia che non voleva entrare nel bidone e dici e no, piango, basta, devo uscire da tutto questo, piango. Perché non capisco come cacchio è da un anno a questa parte, sono arrivato in Italia nel 90, nel 91 mi trovo a lavare 3 mesi di piatti e della vera non ce la facevo più. Cosa hai deciso allora? Lì ho deciso di diventornare il primo della classe. In Cina ero il primo della classe, ero portatore della bandiera, avevo il cravattino rosso, Hong Lingjin. In Italia mi hanno bocciato perché non parlavo italiano. Ecco, eccoti col cravattino sì. rosso. Grazie. Grazie mille. E qua invece ho capito che erano questioni di sopravvivenza. Se io imparo italiano posso uscire dalla mia chiusura, se io durante l'intervallo esco a giocare con altri ragazzi, non sono isolato come il ragazzo cinese e io voglio... non ero di questo carattere estroverso. In Cina mi conoscevo un bambino introverso, dipingevo con la china. Qua invece sono diventato un raccontastorie. Per forza. disegno col mio corpo, perché mi hanno tranciato le mani in qualche modo. Non sapevo che il destino è cambiato da così a così. Ma è cambiato quando tu hai deciso di tornare al primo della classe. Sì, lì è cambiato nel senso che i miei erano contenti che io andavo bene a scuola. Anche se comunque io in Italia ho imparato la trasgressione. Cosa hai imparato? La cerbottana. Che quando non racconto spettacolo ai ragazzi cresciuti in Cina che mi ascoltano non sanno cos'è la cerbottana. Non esiste in Cina la cerbottana. No, ma figurati. Cioè che con la penna si tirano le... La bic. Con la bic si toglie il pizzer, il cuore e poi fai la pallina con il quaderno, eccessiva salivazione crea ostruzione del veicolo portante. E poi miri la maestra e quando si gira la maestra Anna poi, che è quella più calva, era anche quella più dolce, prossima alla pensione, così, piena di palline di cerbottane. Poi hai deciso, abbrevio la tua lunga storia, di fare l'attore. Sì. Mentre il papà non era tanto d'accordo. Lui dice di sì, ma non era d'accordo. Non era tanto d'accordo. Quando i cinesi dicono sì... Tu sei sì, figlio unico, perché ai tempi bisognava esserlo. Sì, ai tempi, perché adesso no? I figli unici possono fare 2 figli, ora. Io ero un figlio unico. Quindi i tuoi genitori hanno potuto, dovuto avere solo te. E il figlio unico come si sente nei confronti del papà cinese? Che la deve zavorra, fare quello che vuole lui, che lui si aspetta che faccia? Quando la tua scelta di fare l'attore è stata facile o difficile? No, io stavo finendo la Bocconi, mancano 4 esami e mi stavo veramente tagliando le vene. E ho scelto io la Bocconi. Cioè la cosa strana è che noi seconda generazione, e questo devo ringraziare Cristina Pezzoli che mi ha aiutato, la mia regista, anche Rosa Masciopinto, a capire, la clown coach del mio spettacolo. Cioè noi seconda generazione siamo in mezzo, a volte facciamo veramente scoprire il sogno che c'è in noi, il famoso daimon, il famoso quello che c'hai dentro, no? Io, ok, sarò pure un ponte, ma io voglio fare l'artista. E questo nell'inculcamento dei fatti. Come puoi sognare di fare l'artista se i tuoi genitori hanno perso tutto? 2 case e le pensioni. Devi essere responsabile, devi onorare i tuoi antenati, devi corrispondere alla parola. C'è qualche foto molto bella anche a proposito di antenati, se Fabio ce la manda, della tua famiglia, dei tuoi nonni. Grazie. E bisnonni. Qual è stata la chiave per decidere, ecco, chi sono questi? Allora, questa è la foto di quando mio nonno, quello in mezzo a destra, sotto, Zhang Guanzhen, aggiunge la corona, si chiama mamma di mia mamma, nel 53, aveva 4 figli che sono in ordine da destra, mia zia materna, suo marito, il fratello di mia mamma minore, mia mamma, quella sulla sinistra, aveva 17 anni e suo fratello Down, mio zio, che si chiamava Sincerità. Io racconto nello spettacolo. Sincerità? Sì. Il tuo nome ha un significato? Sì. Cosa vuol dire? Vuol dire Shi, allora, mio nome cinese vuol dire pietra di cognome e Yang di, secondo la versione di mio padre, Occidente, secondo la versione di mia mamma, che era medico, sole, positivo. Io ho scelto positivo, perché padre già mi ha portato in Occidente, ha fatto malissimo. E poi, invece, in Italia si mette sempre prima il nome, poi il cognome. Quindi da sempre, nei compilare moduli, fino ad un certo punto, io ho sempre fatto Yang Shi e poi ho fatto una freccia, perché significa quello con cui mi prendono in giro da bambino. Cacca di pecora. Cacca di pecora, sì, interessante. Allora io ho detto, mi cambio nome, mi divento io Shi Yang Shi, così per i cinesi sono Shi Yang e per gli italiani sono Yang Cosa Shi. Cosa sei tu oggi per i cinesi? Shi Yang.
No, no, voglio sapere come ti vedono, perché sei italiano oggi. Mi vedono come un banana, detto con un pochino di disprezzo. Cos'è il banana? Giallo fuori, bianco dentro? Complimenti. Hai studiato! Io vorrei diventare un mango, ma non ce la faccio. Un mango sarebbe giallo fuori e giallo dentro. Io sono cresciuto in Italia, c'ho il cuore nero, l'italiano. Sono diventato talmente... mi muovo, mi gesticolo. Mio padre dice, tu sei cambiato. Quando è uno spettacolo porto una frase di quando gli dico che ho lasciato la Bocconi per fare la Palograssi, dove mi hanno bocciato dopo un anno, e dice, tu, mi so vuole, Simping, mi dice in cinese mio papà, tu sei la malattia del mio cuore. Ancora adesso che sei un attore affermato. Ho hanni si Simping man baba, ho hanni si Simping man baba. Ha detto no. Vedi che bello. No. Deve arrivare in televisione per sentirselo dire dal papà. Come hai preso quella decisione? A 4 esami dalla laurea di lasciare la Bocconi e fare l'artista? Perché ti hanno preso alla scuola? Ero disperato. Perché capivi che non volevi essere un manager? Ogni giorno andavo a costruire il palco degli altri. È come se tu, anziché essere qua, sei dietro. Magari va bene per te, però non puoi essere lì a fare la tua parte. Io dicevo, devo provarci, ho 24 anni. Alla Palograssi prendono fino a 24 anni. Ho fatto un corso clandestino, io sono molto vicino a clandestini, infatti saluto gli operai clandestini, ho fatto ovunque sono nel mondo, perché costruiscono molto del Made in Italy, ahimè, ancora. Io lì ero bene, stavo felice con i quattro ragazzi che clandestinamente alla Palograssi sono venuti alla Bocconi a fare corsi di teatro. Ero felice, non soffrivo per il 19 preso in matematica o in statistica. E allora ho capito che devo darmi una possibilità. E lì mi hanno preso. Come vedono i cinesi gli italiani? Questa è una domanda dall'Oscar. Tu come li vedi? Tu come ci vedi? Tu sei italiano, lo so. Io... Pensa però ai tuoi primi tempi, come ci vedevi? Confusi, disordinati, ciarlani, come dire. Ciarlatani? Ciarlatani no, si guarda i film su Napoli, sì, ma non è sempre così, ho dei cari amici napoletani nobili. No, ma secondo me non volevi dire ciarlatani, volevi dire un'altra cosa. Cioè che parlano tanto, chiacchieroni, che parlano, ma poi quando arriviamo al sodo... Un po' ciarlatani allora. No, così. Però questo fa parte dei primi stereotipi, pregiudizi. Poi quando conosci vedi che è tutto il mondo paese. E quali sono i pregiudizi degli italiani nei confronti dei cinesi? Li posso dire? Sì. Che rubano lavoro, voi cinesi non rispettate le regole, abbassate i prezzi, tutto il primo monologo finale, sfruttate i lavoratori, rompete le regole. Ma sono pregiudizi questi? Dipende dal punto di vista. Io alla fine dello spettacolo, anche un per onorare il percorso fatto con questi 90 artisti dal 2009 a Prato e i 7 morti che sono stati il 1 dicembre 2013, morti in quel rogo in via Toscana, noi raccontiamo i fondamentalismi degli uni e degli altri, facendo ridere, perché ho imparato la parolaccia, spero, quella maiala della tua mamma cinese, mi dico da solo, da italiano a me, e io rispondo, la mia, la sua, e dico al cinese. E al cinese racconto, Tade Mauana, mi stai spottendo a me. Però in realtà i cinesi anche loro hanno ragioni. Tu dici che sono schiavisti, ma se tu credi che lavorare... ho visto a Stazione Centrale la pubblicità del tuo libro, non l'ho ancora preso, però se tu dopo le ore che dedichi alle invasioni barbariche devi scrivere tutta la notte il libro, lo fai, dipende dal tipo di... cosa che fai. Se per te lavorare 18 ore è sangue e sudore, perché c'hai la moglie da mantenere, i figli che non ce la fanno andare a scuola, perché la Cina ha anche dei suoi difficoltà in questo momento che in 30 anni sta vivendo la globalizzazione, tu fai quella vita lì. La questione è, lo stiamo osservando da Prato, che non c'è speranza. A volte, anche intervistando i parenti, dicono, me panfa. Non si può fare niente. E su questo non sono d'accordo. Cioè, mio padre, in qualche modo, mi ha messo nel sogno italico, italiano. Non ci sto.
che qui c'è solo la depressione più profonda, che vai nelle superiori, la maggior parte dei ragazzi, che sono poi il mio pubblico affezionato degli Iene, che saluto, però è difficile che sono orgoglioso di essere in Italia, che non sentano il racconto dei loro genitori che gli dicono vai a gambe levate più presto possibile. No, questo non... Cosa ci manca secondo te? I cinesi dicono, e lo dicono attraverso la mia bocca sullo spettacolo, vi siete dimenticati voi. Voi, anche se mi sento italiano, dei vostri padri che facevano sacrifici negli anni 50. Certo, poi gli italiani dicono, ma noi abbiamo fatto le lotte per i diritti sindacali e quindi questo non ci possiamo metterci a barattare. Ma il mondo sta cambiando. Come riuscire a vivere veramente l'armonia con la maiuscola? È una sfida, ma una sfida pari, dove tu, io riconosco in te non solo un diverso, un'opportunità per me di progredire. Grazie all'Italia, io ho conosciuto il buddismo tibetano sulla spiritualità e molti cinesi oggi hanno dimenticato le tre chiavi del buddismo, del taoismo, del confucianesimo, che sono tre porte, tre chiavi per aprire la cultura cinese. Grazie all'Italia ho conosciuto Matteo Ricci, Marco Polo, che tutti i cinesi conoscono, ma quanti italiani conoscono Zheng He, questo ambasciatore cinese, è un uco, che per 30 anni ha fatto 7 viaggi qui in Occidente e abbiamo per promuovere il Pretorio, il Palazzo del Comune, visto che c'è stato prima il critico d'arte, tutti i quadri di Lippi, abbiamo immaginato un collegamento, l'8° viaggio di Zheng He qua. Ian, ti interrompo perché ho ancora un minuto e so che c'è una cosa il 21 marzo che ti preme. Che moltissimo. Cos'è? Facewall. Questo è un progetto di marketing culturale per far vedere una città costruttiva di Prato, centro d'Europa, dove i cinesi sono tanti, ma anche tante opportunità, con 118 etnie in tutte. Sono 100 fotografie diventate 10.000 bandiere che gli italiani o cinesi hanno già esposto per un anno. Quest'anno, grazie alla regione, ma dopo che abbiamo investito noi artisti e imprenditori, 55 cortometraggi in cui sempre c'è una coppia, un italiano e un non italiano, oppure d'origine straniera, e che raccontano le loro storie, i loro amori, le loro fatiche, il lavoro. E quindi una storia, non è una favola. È reale. Ian, per chiudere, dimmi un tuo desiderio. Un mio desiderio? Un tuo desiderio molto importante. Una cosa che desideri molto. L'Oscar. Per chiudere, l'Oscar addirittura. L'Oscar da bagno! Va bene come chiusura? Ma certo. Ti voglio abbracciare, posso? Va bene, abbracciamoci. Va da bene. Che parte? Qua? Sì. Ci si abbraccia tra cinesi e italiani. Sì, avete tanto l'abbraccio. Grazie, buona fortuna. Ti saluto tutti. E ho il pensiero anche per loro, bene. Ok? Per la tua famiglia. Grazie, grazie papà di Young. Buonasera, grazie. Buon anno a tutti. Signor Quello.